Ciao a tutti ragazzi, io sono Jaquan, bentornati nella Void Unbound. Signori, allora, ho dovuto riscaricare la mappa e rifarmi tutto quanto da capo perché ho scoperto che non funzionavano più i macchinari, non me li faceva più fare e quindi ho dovuto annullare tutto e praticamente ho rifatto le stesse cose che ho fatto nei primi due episodi. Allora, signori, cosa è successo? Non lo so, nel senso che o avevo scaricato una versione della mappa precedente, comunque sia adesso entrambi i nostri miner sono correttamente spawnati, installati, dite come volete dirlo lei stesso, e quindi ogni tanto succede che ci buttano fuori qualcosina praticamente, no? Di ferro e qualcosina di carbone. Allora, perché ho fatto queste cose? Non permettermi a fare già subito roba di ferro, praticamente arsenale di ferro e quant'altro. Ma perché, signori miei, per poter fare il blocco di lava aggiuntivo, praticamente un altro secchio di lava, serve fare una struttura che si chiama la Coal Furnace. Allora, la Coal Furnace non è altro che una fornace dove noi inseriamo un blocco di coal, quindi non si può fare col charcoal, ma si fa col carbone normale, e un pezzo di cobblestone. E crea la lava. Questo perché? Perché dopo noi andremo chiaramente a metterne uno finalmente dentro, intanto lasciando questo qua sempre attivo, ma più che altro perché a noi serve per altre due strutture che oggi andremo a fare. Nel mentre aspettiamo che esca il coal qua, praticamente facciamo le altre due strutture. Le strutture che voglio far vedere praticamente sono il lava wheel e il water wheel. Allora, cos'è il lava wheel e cos'è il water wheel? Praticamente non sono altro che delle mega fornaci dove all'interno noi possiamo mettere alcuni tipi di materiale, tipo, che ne so, se ci mettiamo dentro l'albero in diretta, se ci mettiamo dentro mi sembra la sabbia praticamente dentro in questo qua dell'acqua, la fa diventare clay. Poi la clay la andiamo a cuocere in quello della lava e la facciamo diventare hardened clay, ovvero la clay quella indurita. Tutto questo discorso qua è perché la hardened clay ci serve per fare la coal furnace. Per cui adesso io vi dico come sono arrivato, nel senso qua ho modificato un pochettino, chiaramente. Noi abbiamo già 9 pezzi di coal, quindi volendo potremmo già fare la coal furnace, volendo. Allora, facciamo così, facciamo che vado a vedermi il crafting della coal, anzi vado a vedere il crafting per quanto riguarda il lava wheel e il water wheel, e poi ci vediamo ancora qua. Ok, ho appena guardato praticamente, adesso seguendo la mappa che mi sono prefissato, noi andiamo a fare vabbè, il water wheel, in poche parole, dopo facciamo il lava wheel subito a fianco. Allora, noi ci posizioniamo qua. È una struttura 5x5, per cui è ancora una di quelle abbastanza tranquille praticamente, e ci permette appunto tramite l'acqua di idratare i vari oggetti che troveremo, insomma, che utilizziamo grazie comunque anche alle altre macchine, perché alla fine è tutto di per sé, è tutto connesso sta mappa qua, questi macchinari qua, sono tutti connessi, ognuno serve a qualcosa e quindi dobbiamo seguire un attimo l'ordine delle cose. Vabbè, le solite cazzate di Jaquan alle 3 di pomeriggio praticamente. Allora, qua ci va un bucket d'acqua. Adesso io l'acqua infinita, adesso che ci penso, non l'ho ancora fatta. Non l'ho ancora fatta, per cui direi che devo far così. A parte che dove c'è, cioè, che no, uno dell'acqua dentro nel qua e l'altro dell'acqua dov'è? No, vuoi dirmi che ho buttato via i secchi d'acqua per sbaglio? Sono un idiota? Eh sì, sono un idiota, buttei, praticamente. Mi sono buttato via i secchi d'acqua perché avendo ricominciato ho accelerato. Diciamo che ho accelerato la mappa mettendomi in creative e ricostruendo tutto quanto nel giro di 10 minuti. Mi tocca darmi un blocco della un coso della lava, un secchio della lava, vabbè, tranquillo.
Ecco, sentite il rumore. Adesso, se noi andiamo a guardare tra un secondo, praticamente, intanto prendiamoci un bucket di lava. E sì, è Daga, la costa lava. Che cazzo, un bucket d'acqua. Adesso, se noi andiamo a guardare su di sopra, vedete, eccoci qua, signori. Benvenuti. Primo lingotto d'oro che noi adesso andiamo a mettere direttamente nella nostra chest insieme agli altri 12 praticamente che avevo già. Adesso come adesso, signori, appena riesco ad averne altri, li faccio doppi, faccio nel senso che ne faccio altri due. Poi con calma, in un episodio a parte, andremo a collegare tutti gli impianti in modo che gli oggetti che mi buttano fuori mi mandi direttamente in una chest anziché star lì ogni volta ad andare su e giù e appunto andare su e giù ogni volta per prendere le robe tipo quella cobblestone che due coglioni. Allora con calma, ora. Ok, prendiamo, facciamo il classico, anzi facciamo quello dell'altra volta praticamente, per cui adesso noi prendiamo 64 di cobblestone. Direi che sfrutto questo posto qua, in teoria dovrebbe darmelo stesso, giusto? Ok, allora facciamo così, uno qua e uno qua. Ok, e l'acqua infinita l'è fatta, benissimo. Ok, perfetto. Non posso farlo per la lava, ed è per questo che vi dico che mi serve il coal furnace, la fornace che mi genera là, perché sennò ogni volta devo andare qua a tirar via praticamente la lava dal cobblestone generator. A me la cobblestone infinita serve, a prescindere, insomma, che la utilizzo o no, stacchi in più uno schifo non fanno, per cui signori, dobbiamo fare un altro secchio di lava. Allora, intanto 5x5, 3x3 sopra, l'acqua al centro. Poi ci mettiamo sopra tutte le strutture, tutta la cobblestone che la copre. Solito stickato manca, non mi ricordo mai se è 1 o 3 praticamente. Mi sa che è 1, aspetta. Stick. Ah no, è qua al nord, stupido. Aspetta. Vediamo se me lo dà, forse. No, eccolo qua. Attempting to complete blueprint, signori, blueprint. Benvenuti nel water wheel. Allora, vi fo vedere dopo come funziona. Ci mettiamo la solita scaletta e adesso andiamo a fare il lava wheel. E così vi spiego dopo come funziona. Allora, stesso discorso del water wheel, solamente che, signori miei, ci va la lava al posto dell'acqua. Per cui la logica l'è sempre quella, praticamente. Ed è molto, insomma, molto semplice da fare. Siamo ancora nelle strutture tecnicamente facili, tecnicamente gioiose, tecnicamente belle. Quando arriveremo a fare robe più bestemmiose, praticamente, ci sono sicuramente più avanti, signori. Vi ricorderete di quanto è stato facile fare il il lava wheel. Vabbè, prendo la lava, praticamente, prendiamo in prestito l'unico pezzo di lava che abbiamo, non la mettiamo qua, non facciamo cazzate. Ecco, ovviamente evitiamo di farti saltini perché aspetta, che no, aspetta, forse ho fatto una minchiata. Aspetta un attimo, era, no, non era così. Stupido, ho sbagliato. Non si faceva così, si faceva così. Tutto intorno, il 9 intorno, la lava dentro nel secchio, copriamo cercando di non spegnerla praticamente. E poi stick in mano, signori, guardando sempre verso nord. Attempting to complete blueprint. Benvenuti nel lava wheel. Allora, vi faccio vedere entrambe le cose. Allora, se noi adesso andiamo, che ne so, ce l'ho del. Dovrei avere qualcosa di gravel, tipo, può essere. C'ho qualcosa di cibo, vai a cazzo che no. Allora, metto in via i secchi intanto. Sì, ho anche troppi secchi adesso rispetto a quelli che ti danno all'inizio, per cui dopo ne andremo a distruggere un po'. Allora, noi dicevamo che se mettiamo la gravel qua dentro, dopo la cobblestone qua dentro diventa gravel o diventa oro o, di, sì, o diventa minerali o qualcosa di raro. Se noi mettiamo qua la gravel diventa sabbia, ok? Adesso macero una ventina di blocchi solo per farvi vedere come funziona, in modo da spiegarvi, insomma, il meccanismo di queste macchinari qua. Allora qua siamo già, abbiamo già 19. Fatto
F, ma boh, così. 22. Ah, mi ha dato anche la flint. Vabbè, guest up, praticamente. Allora, la sabbia ha una doppia utilità, perché se noi la mettiamo nel water wheel in questa maniera qua, praticamente, ecco, non sopra, cazzo, non cominciamo a buttare via roba, lui me la trasforma in clay, ok? E questo è uno degli utilizzi di questo macchinario qua. In alternativa, se noi la lava, sì, se noi la sabbia la mettiamo nel lava wheel, e non che la fora, amico, sempre da mettere in uno qua, tranqui, diventa vetro, ok? Per la logica, appunto, che se cuociamo la sabbia diventa vetro, e stesso discorso per la clay. Allora, questo però funziona se c'ho la lava messa là dentro, avendo appunto il discorso del cobblestone generator, che adesso non sta funzionando perché mi manca la lava, mi serve la lava. Lo dirò all'infinito, mi serve la lava. Allora, adesso facciamo anche il coal furnace, prima di chiudere questo episodio. Praticamente, a me serve della sabbia, ok? Per cui ci mettiamo qua con calma a farmare una cinquantina di blocchi, in grosso modo. Ecco, e a random ti dà anche la clay dust, non so, la polvere di clay, vabbè. Facciamo con calma questa operazione, che c'è un trucchetto per renderla automatica, che lo farò vedere nei prossimi episodi. Più che altro quando avrò altra lava in più, perché mi serve della lava in più praticamente anche sto giro. E intanto dobbiamo macerare questi blocchi qua, perché per fare il coal furnace mi serve sulla, penso, trentina di hardened clay, cioè di clay cotta praticamente, per cui dobbiamo fare tutto il percorso praticamente, partendo appunto da, in questo caso partendo da zero, dalle basi. Allora, intanto ho fatto 56 pezzi di sabbia, che sono sufficientissimi. Adesso noi andiamo qua nel water wheel, facciamo il solito discorso di prima, creiamo un po' di clay praticamente, ok, la sabbia idratata diventa argilla, ok, questo è più o meno il senso di questa trasformazione. 24 pezzi di clay potrebbero essere sufficienti, ma a questo punto mi voglio rovinare, ne faccio altrettanti, almeno altri 16, perché non vorrei dopo rimanere senza e dover rifare tutto il procedimento. 40 pezzi di clay credo siano sufficienti. Allora, ovviamente qua metteremo qualcosa, perché sennò qua nel buco si crepa e ci sta, se non stiamo attenti. Adesso noi prendiamo la nostra clay, la facciamo diventare indurita, la hardener, per capirci, no? Quella mezza rossa, anche che parole, no? Allora, ok, e lì ci sono i primi 8 praticamente, no? Dopo ripetiamo tutto il tragitto per tutti gli altri cosi. Ogni tanto si buga sta roba qua, cioè, vabbè, tranquillo, tanto non mi metto i blocchi, chi lo sa. Allora, cambiamo giro perché ci piace essere alternativi praticamente, e vediamo di completare anche questa cottura. Abbiamo 24 pezzi, ne facciamo altri perché non vorrei mai failare sui blueprint, cazzo, perché sennò già è difficile farli, poi se sbagliamo anche le ricette è un casino praticamente. Allora, adesso abbiamo 40 dovrebbero essere sufficienti in teoria. Allora, come si fa il coal furnace? Cosa? Oilà, guarda qua signori, coal e ferro, signori, cioè funziona. Questa è lenta, ma se ne mettiamo due funziona più velocemente, giustamente. Allora, io avevo intenzione di farlo qua vicino alla lava wheel, per la precisione nello slot, nella fila 4 praticamente. Ok, qua. E è un 7x7, per cui giustamente ne facciamo 3 di qua, 1 al centro e 3 di qua. Adesso bisogna completare come al solito tutto il percorso, che gli metto una vita perché ho lo shift premuto praticamente, perché insomma qua se muoio perdo un po' di roba, giustamente non ho lasciato giù niente, cioè proprio vengo sempre con tutta la roba, cioè vabbè. Già qua deve sempre rischiare praticamente, deve sempre fare figure di merda dopo praticamente, vabbè. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, ne mancano due file, manca la sesta, che è questa qua, ok,
E poi mettiamo la settima, sempre con lentezza, con shift premuto, 7x7. Boom. Allora, adesso fammi guardare l'immagine, praticamente, che non mi ricordo più. Devo fare il secondo layer tutto intorno. E ok. Ci sta. Ok. Secondo layer tutto intorno. Ecco, magari non fail, ho appena detto di non far fail. Ok, dopo adesso noi guardiamo verso nord perché la logica è di costruirlo verso nord che è là. Io devo bloccare qua e bloccare qua e dopo riempire tutto il resto con la clay. Per cui così, ovviamente, signori, la clay quella indurita, non quella normale. Ok, e questo è uno. Dopodiché devo riempire il secondo livello lasciando liberi però esattamente questo buchetto qua e il corrispondente là, per cui qua, giusto? In teoria dovremmo esserci, giusto? Sì. Allora, se adesso io vado qua e mi metto qua, attempting to complete blueprint, signori, dovrebbe darmi il call Furnace o call oven o come cazzo si chiama. Allora, come funziona il call Furnace? Molto semplice. Adesso ci facciamo le solite scalettine di Jaquan. Praticamente per accedere alla struttura, a parte che volendo può drenare su dal lato, ma è lo stesso. E serve esattamente un blocco di call, non di charcoal, ma di call. Per cui noi mettiamo via questo, mettiamo via questo. E serve anche la cobblestone. Ok, allora questa qua ce l'ho. Il blocco di coal lo facciamo subito. Ok, noi mettiamo un blocco di coal da una parte, cioè qua, e poi ci mettiamo dall'altra un pezzo di cobblestone. La logica di questa cosa è che dovrebbe sciogliere la cobblestone e farla diventare della lava, giusto? Teoria. Forse. Ora al contrario. No? Ah, ok. Boh, ci ha messo un po'. Allora, beh, abbiamo il coso. Abbiamo la lava. Ho sentito sopra che cosa è successo? Ah, ok. Un po' di coal che schifo non fa, praticamente. Signori, cioè, vedete che questa mappa con questi meccanismi funziona benissimo, praticamente. Allora, prendiamo il nostro secchio di ferro, praticamente, sì, stavo per dire secchio di coal, praticamente, vabbè. Prendiamo la nostra lava, forse, ok, e finalmente possiamo andare a metterla, non qua nel lava wheel che ce n'è già, praticamente, ma possiamo rimetterla al suo posto nel nostro cobblestone generator. E qua il cobblestone generator, signori, ricomincia a cagare cobblestone. Bene, per cui, signori, questo era un altro episodio della Void Unbound. Mettiamo torce un po' ovunque, praticamente. Se qualcuno si chiede qual è lo scopo di questa mappa, sinceramente non lo so, ma a questo punto è inutile che la facciamo a mo' di survival, tipo andiamo a sconfiggere Ender Dragon. Volendo potremmo fare anche così, ma intanto ci concentriamo nel costruire tutte le cose, tutti i macchinari e farvi vedere come funzionano. Signori, io sono Jaquan, grazie per aver visto questo episodio della Void Unbound. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ragazzi!